dipinto sempre, però poi mi sono occupato professionalmente sia di illustrazione che di fumetto. Prima con dei fumetti seriali tipo Tiramolla, non so se qualcuno se lo ricorda, e poi via via con prodotti differenti, alcuni sono più industriali, più, no? Ho fatto anche esempio la storia dell'Audi a fumetti, cose che sono interessanti, ma diciamo sono diverse dal fumetto, quello che viene definito fumetto d'autore. Uno degli ultimi che ho pubblicato è Il principio di Archimede, una graphic novel tratta da un romanzo di uno scrittore torinese, Dario Lanzardo, e a questo, legato a questa graphic, nel momento in cui si fanno delle mostre, delle tavole e così via, ho anche preparato una serie di dipinti che sono il palombaro e gli altri personaggi che vedete laggiù. Questa sì è un altro dei miei fumetti, la storia di Torino Fumetti, che è stata pubblicata con la stampa nel 2011. Vedete già un pochino più completate, sono dedicate al romanzo di Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira, che pubblichiamo sempre con Tunuè entro dicembre, per cui sto ancora lavorando alle tavole e queste me le sono portate per colorare appunto. Queste sono alcune pagine che vedete in anteprima. Tavole dell'altro romanzo, del principio di Archimede, no? Che è una storia, anche quello è un romanzo, tutto ambientato sul mare. E scusa, la sceneggiatura te la fai tu oppure? La sceneggiatura di Il principio di Archimede è mia, invece nel caso di Sostiene Pereira, la sceneggiatura è di uno scrittore che si chiama Marino Magnani, con cui ho fatto anche un'altra graphic, e che ha conosciuto Tabucchi. Questo è l'episodio in cui Nuvolari fa due giri di pista qui a Torino senza il volante. Ah, famosissimo. Non si possono fotografare? Sì. Si possono? Sì, ormai sono pubblicati. Ah. No, lo devo mettere su Facebook, avevi visto, sì, che avevo fatto il percorso. E quindi noi qui in questo fumetto abbiamo raccontato tutti, diciamo così, gli episodi più mitici, no? Mia moglie invece lavora più sul tema del paesaggio, che ha fatto mostre in diverse sedi, tra cui anche paesi come la Spagna, che è girato con questi soggetti che sono tutti qua più legati al paesaggio, all'ambiente. Mentre invece questa, anche questi sono lavori di mia moglie. Sono proprio l'ultimissima serie di lavori. Qui è tornata sul tema della figura, vedete, sia quello intitolato Martiri, questo personaggio, e sia quest'altra cosa qua. Ed è una tecnica un pochino differente. In questo caso c'è un dipinto di base, quindi non sono solo immagini fotografiche, è un vero e proprio dipinto ad olio. E poi questa immagine dipinta viene fotografata, poi rielaborata con delle sovrapposizioni di immagini computerizzate.